Diplomato all'età di 17 anni al Conservatorio Rossini di Pesaro in flauto, traverso e ottavino, si appassiona sin da piccolo al mondo dell'arte. Una vita tra la musica, il teatro, fino a diverse partecipazioni a diversi film e una passione per il ballo, il tango argentino. Si tratta di Alessandro Gimelli. Alessandro, lei è nato a Fano, è un attore. A quanti anni ha scoperto di amare la recitazione? L'ho scoperto a 8 anni. A 8 anni ho preso parte alla mia prima opera lirica e da lì è partito tutto il processo di arte fra la musica, il teatro e il cinema. E poi, venendo anche da una famiglia di grandi musicisti e grandi attori, è stato molto semplice cominciare e non mi sono più fermato. Ecco, dalla musica, poi passione per il teatro, film, cortometraggi, ma quanti ne ha al suo attivo? Al mio attivo ho 9 film e un docufilm che si chiama Benelli su Benelli, che tratta la storia del motociclista Benelli. E a febbraio ho girato un altro film che si chiama Pasquale Rotondi, un eroe italiano, e il mese scorso, cioè marzo, ho girato un film sempre per la Genova Films di Paolo Rossi Pisu, Marta Mignucchi e Antonio Pisu, che si chiama La Stanza Indoco, uscirà nei cinema come gli altri. C'è stato un attore con cui è stato più piacevole lavorare o se ne ricorda di più? Allora, ultimamente ho avuto il grandissimo piacere di lavorare con Fabio Fulco e Elena Di Cioccio nell'ultimo film che ho girato. Però devo dire che anche ho conosciuto Giancarlo Giannini, è una persona straordinaria, molto umana e di una grandissima profondità. Dietro la realizzazione di un film c'è tanto. Come si svolge la giornata di un attore? La giornata di un attore, che se ne dica, è molto complicata e anche impegnativa, perché ci si alza molto presto per andare al trucco e il parrucco e abbiamo gli appuntamenti con gli autisti che ci portano in perfetto orario sul set e poi c'è la concentrazione per girare le scene. Io un pochino mi sento privilegiato, perché come lavoratori dello spettacolo siamo coccolati, ecco, un po' da tutti. Ecco, però il mestiere dell'attore non è semplice, in quanto si è soggetti poi ai commenti del pubblico, sia in positivo che in negativo. Certo, è sempre complicato affrontare le persone, soprattutto se ti fanno una critica negativa ma che non è costruttiva. È vero anche che come diceva Totò, la felicità per un attore è solo superficiale, perché poi dentro delle volte si vive un pochino un inferno, e questo me lo raccontava mia zia Venichi, che ha lavorato tantissimo con Totò. Poi nel corso della sua carriera ha ricevuto anche tanti premi. Certo, il Tappeto Rosso di Venezia ero in mezzo agli attori hollywoodiani, poi ho avuto il premio della critica in un concorso Canoro, che è il Mia Martini Voci Nuove per l'Europa, e nel 2022 ho vinto il primo premio nel concorso nazionale a Genova come migliore interpretazione dal vivo. Poi dal cinema al teatro il passo è breve, che cosa fa? Sì, io insegno teatro, ho una classe di 8 allievi e con loro mi diverto tanto, però quello che mi piace è insegnare, perché il teatro va divulgato. Il teatro è utile sia nella vita ma anche per se stessi, è un arricchimento immenso. Alessandro, c'è un sogno che non ha ancora realizzato, un progetto che è in procinto di realizzare? Io ho scritto un film sul tango argentino, spero si possa realizzare, anche perché sarebbe il primo film sul tango argentino che si gira in Italia, è scritto in Italia, anche perché io ballo il tango argentino, faccio anche i campionati italiani e europei, quindi questo è il mio sogno nel cassetto e spero che si avveri.